Radio Nostalgia presenta La Gazza del Cuore. La Gazza del Cuore. Con Sara Gazzini. Amiche e amici innamorati, ma soprattutto amiche e amici nostalgici, benvenuti a questa nuova puntata della Gazza del Cuore. Finalmente siamo entrati nel mese di febbraio, nel mese degli innamorati, nel mese di San Valentino, e pertanto quale mese è migliore per parlare di relazioni, per parlare di sentimenti, per parlare di affetto, ma anche di dolori e di delusioni. Soprattutto l'argomento di cui parleremo oggi è un argomento molto importante, a cui io tengo particolarmente, e che riguarda le persone, pertanto uomini e donne, che ci sottovalutano. La possibilità di parlare di questo argomento me la dà Alessia. Alessia, che mi scrive da Firenze e che mi racconta che, nonostante la sua giovane età, è già diversi anni che è fidanzata con Marco. Arrivata a questo punto della sua vita, Alessia si trova, per così dire, però davanti ad un bivio. Da una parte c'è, deve scegliere se trasferirsi in un'altra città italiana e seguire quello che è il suo sogno di bambina e andare a frequentare un master, oppure restare a Firenze accanto al suo amore. Voi mi direte: in realtà non ci dovrebbe essere una scelta. Esattamente, in realtà non ci dovrebbe essere una scelta, ma la scelta è quella davanti a cui la sta invece mettendo indirettamente Marco. Marco, che le sta facendo una serie di pressioni, che le sta comunque facendo tutta una serie di discorsi del tipo che la distanza rovinerà il loro rapporto, che la distanza li renderà col tempo meno complici, e che comunque indirettamente le fa arrivare che non crede nei suoi sogni, che non crede nelle sue speranze e in quelle che sono le sue aspettative. Ora, io quello che voglio dire a Alessia, ma quello che voglio dire un po' a tutti, è che in realtà nessuno ci dovrebbe limitare in quelli che sono i nostri sogni, i nostri desideri, tantomeno la persona che sostiene di amarci, tantomeno la persona che ci sta accanto, che dovrebbe essere la prima a appoggiare le nostre scelte e a cercare di condividerle. Quelle che pertanto posso suggerire a Alessia e che posso suggerire a tutti voi è quello di seguire sempre, 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 comunque, i vostri sogni, le vostre speranze, i vostri desideri. E perché l'amore, se è amore vero, e non sono frasi fatte, non sono frasi comuni, reggerà anche a una distanza. Pertanto, Alessia, laddove il rapporto con Marco è un rapporto che si basa su delle cose forti, delle cose vere, delle cose essenziali, reggerà anche a una manciata di chilometri di lontananza. Laddove non dovesse essere così, vuol dire che era un rapporto che era comunque destinato a finire. Ma la cosa importante è che tu, Alessia, come ognuno di voi, inseguiate sempre quelli che sono i vostri sogni e i vostri desideri, perché i sogni dentro il cassetto non vanno tenuti, i cassetti sono fatti per essere spalancati, e i sogni dentro al cassetto fanno la muffa. Io vi ricordo che ogni domenica mattina mi potete ascoltare su Radio Nostalgia con la Gazza del Cuore alle 10:30, che mi potete scrivere per raccontarmi tutte le vostre vicende amorose alla Gazza del Cuore @radionostalgia.fm, ma sopra ogni cosa vi ricordo quello che ormai è diventato il nostro motto di ogni finale di puntata, e cioè che non si può scherzare con l'amore. Ciao! La Gazza del Cuore con Sara Gazzini.